Mi hanno detto che avete bisogno di me. No, non io. Mia nuora. Vostra nuora, ma... Sì, pensavamo tutti che fosse morta, ma è stato un errore. Volete sedervi? Grazie. Prego. Dovete sapere che è stata una vera tragedia, dottore. Non immaginate quanto abbia sofferto, poverina. È riuscita a salvarsi? Sì. È stata rapita dagli uomini di Juan del Diablo. Ma non era... Sì, lo so, si era sparsa la voce che era fuggita con lui, ma era una bugia. L'hanno obbligata a seguirli per paura che li denunciasse. Non avete saputo che Juan del Diablo... La signora va a far visita alla signora Beatrice e vuole che tu ci accompagni. Sì, sì, certo. Ascolta, Angelica. Potrò venire a trovarti. Se lo desideri. Sì, certo che lo desidero. Adesso. Che succede? Aiuto! Angelica! Aiuto! No! Lasciatemi! Aiuto! Se ci segui ti ammazza. Andiamo! Ecco, dai sintomi che la signora presenta, sembra proprio che sia stato interessante. Sembra? Sì. La repulsione per alcuni alimenti, i frequenti giramenti di testa, le nausee mattutine e soprattutto la mancanza, voi mi capite. Tutto ci fa pensare che sia incinta. Però non ne siete completamente sicuro. Troppo presto per averne la certezza assoluta. Però non c'è motivo di dubitarne. Ho capito. Vi ringrazio molto, dottore. Con permesso, allora. Siete stato molto gentile, grazie. Vi accompagno. Grazie. Non ci starai ingannando, figliola. È proprio vero tutto quello che hai detto al dottore? Ma si può sapere perché dubiti sempre? Anche l'altra volta avevi detto di essere incinta. L'altra volta si è trattato di un falso allarme. Ma adesso ne sono sicura. Vi saluto, signore. Buongiorno. Buona giornata. Ha visitato Anna? Sì. E allora? Da quello che ha detto sembra che effettivamente sia incinta. Ma può aver inventato le nausee e i giramenti di testa. Che facciamo? Bisogna aspettare. Che cosa direte ad Andrea? Pensateci bene, se gli confessate i vostri dubbi potremmo ritrovarci di nuovo sull'orlo dello scandalo. Non me la sento di ingannarlo. Se gli dicessi che è incinta e poi risultasse falso, perderei la sua fiducia per sempre. Allora regolatevi come meglio credete. Anna presenta tutti i sintomi di una gravidanza. Però non credo che aspetti un figlio mio. Tanto lei quanto Beatrice giurano che Juan non l'ha più toccata dall'epoca del matrimonio con te. E il suo ciclo si è interrotto poco più di 2 mesi fa. Questo non prova niente. Che cosa facciamo allora? Se fosse figlio di Juan la scaccerei su 2 piedi. Ma se fosse tuo invece? Non potremo mai esserne sicuri, madre. Ti capisco. Ma che cosa possiamo fare? Lasciamo che se ne vada. Che il bambino nasca nella vergogna e che venga additato come bastardo. Che diventi un delinquente come Juan. Ma se fosse figlio tuo, Andrea... Io ti consiglio di farla rimanere fino al momento del parto. Poi vedremo. Figlio, mi si spezza il cuore nel vederti così. Devo fare qualcosa o finirò per impazzire. Devo vendicarmi, madre. Ne ho bisogno. Cosa è successo? L'hai trovata? No, l'ho chiamata, l'ho cercata dappertutto, ma sono spariti. Saranno stati i gendarmi, secondo te? Non lo so. Dall'aspetto sembravano contadini. Forse è stato Roberto Castaldo. Lo pensi davvero? Mi chiedeva sempre di Angelica. Oddio mio. Voi credete? Sì, non è sua abitudine mentire. Però
Vorrei parlare con voi di un'altra cosa. Per favore, Gioacchino. Vai in cucina con Mercedes e tu preparagli qualcosa da mangiare. Sì, signora. Con permesso. Con permesso. Ecco, io vorrei tanto che voi mi aiutaste. Lo farò con piacere, se posso. Marcello vuole sposarsi con Marianna e lei ha accettato. E voi non siete d'accordo? Nel modo più assoluto. Come mai? Perché è suo zio. Ho sentito dire che si può chiedere una dispensa. No, non è per questo. Inoltre, non è suo zio in realtà. Lui non l'ama. L'unica cosa che vuole è l'eredità dei Romero Barra. E non per i soldi. Ma perché Marianna non è figlia di mio marito. Lo sapevate già, vero? Ve lo ha detto Nicola. Non dovete giudicarlo male. Era così angosciato e poi fra noi non ci sono segreti. Dal momento che ne siete già stata informata, per me sarà più facile. Marcello dice che Marianna non ha alcun diritto morale sui beni dei Romero Barra. Dice che appartengono alla sua famiglia e per questo vuole sposarsi con lei, perché così potrebbe recuperarli. Ma ciò che più mi spaventa è che Marianna pensa che lui la ama. Per questo ha accettato. Nicola vuole che le dica la verità, che non è figlia di Giovanni. Ma ho troppa paura che non capisca, che si spaventi. E io non potrei sopportare di perdere il suo amore e il suo rispetto. Non vi aspettavo così presto. Non vorrei sbagliarmi, però. Credo proprio di conoscere uno di quegli uomini. L'ho visto a Campo Reale. Qualcosa non va? Sì, hanno rapito Angelica. Angelica? Sì, la nostra domestica. Siete stato voi? Io? E perché mai? Angelica conosce mio marito. Ah, sì. Avete dato voi quest'ordine, Marcello? No. Davvero? Vi ho detto di no. Quando l'hanno rapita? Com'è successo? Non ditemi che hanno osato entrare in casa nostra. Sì. Avvocato, sapete già che hanno rapito Angelica, vero? Sai chi è stato? Stava venendo qui con Gioacchino e la signora Maria Grazia quando tre uomini l'hanno portata via con la forza e poi sono spariti con lei. Ho paura che sia stato Roberto Castaldo. La mia padrona e la signora Maria Grazia sono andate a parlare col giudice Romero. Roberto Castaldo? Sapete chi è? È il padrone della barca che si suppone vostro marito abbia rubato. Cosa vi fa pensare che sia stato lui? Perché lui è proprietario di... Di una casa di malaffare, siamo chiari. Ha abusato di lei. E ora purtroppo la poverina aspetta un figlio da quel delinquente. Capisco. Voi pensate che l'abbia rapita per questo? Gioacchino dice che ha chiesto molte volte sue notizie. Sono occupato. Scusatemi, signor giudice, ma hanno appena ucciso il caporale. Chi è stato? Quando? È morto ieri sera. Hanno appena trovato il suo corpo in fondo al burrone dall'altra parte del paese. Avete consegnato la citazione al signor Roberto Castaldo? Sì, signor giudice. Bene. Poi sistemeremo questa faccenda. Sì, signore. Chi hanno ucciso? L'unico testimone che aveva visto la signora Anna insieme al capitano Leopardi la notte in cui sono scappati i prigionieri. Non penserete forse che mio marito... Io non penso niente, ma quel testimone poteva essere scomodo per lui. Non c'è niente da fare. Appena ti ha visto, Castaldo ha perso la testa. E sì che ne ha conosciute di donne. E più belle di te. Ascolta, Rocco. Faresti meglio a lasciarmi andare. Perché ora Juan non è all'estero come l'altra volta. È qui. Sì, Castaldo mi ha detto che non è morto. Ma deve essere molto lontano. No, non è lontano. Dico davvero, Rocco, lasciami andare. Faresti meglio a credermi. Perché quando Juan saprà cosa avete fatto, vi cercherà e vi ammazzerà, sia te che Castaldo.